benvenuti a tutti e a tutte e grazie della vostra presenza. Credo sia questa è la prima di tre serate, credo importanti, perché stiamo facendo a livello italiano e a livello diocesano un cammino sinodale dove per due anni siamo stati in ascolto in vario modo, all'interno, all'esterno, prima convocando consigli pastorali, poi ampliando il giro. E davvero sono stati due anni importanti. Dopodiché abbiamo raccolto ciò che è stato detto e sono venute fuori molte tematiche, molti suggerimenti alla Chiesa di oggi e di domani. E tra queste questioni che sono emerse, sicuramente tre importanti sono emerse, cioè prima una nuova forma di Chiesa e di cristianesimo per il domani, per le nuove generazioni, una riflessione sulla figura della donna, e su questo sono state scritte tante cose, dalla figura della donna, il ministero delle donne, il rapporto uomo-donna, insomma sono state scritte molte cose, ma la figura della donna e la questione dell'omosessualità. Poi ce n'erano anche altri, ma sicuramente tra i temi più rilevanti sono emersi questi, assieme a quello che è stato, diciamo, più ribadito e che è la sottolineatura del fatto che la Chiesa è lontana, o meglio, la parola che ritorna di più è distante. E distante sicuramente vuol dire molte cose, e io ho letto tutte le varie relazioni che sono state fatte o le lettere che sono arrivate. Distante vuol dire distante dalla sensibilità attuale, distante dalle domande attuali, distante dai problemi concreti, distante dalle attese, insomma vuol dire tante cose. Ma sicuramente in questa distanza ci stanno anche queste questioni che abbiamo messo a tema in queste tre serate. Una è la questione delle donne, che è quella che questa sera affrontiamo. E per aiutarci a riflettere su questo abbiamo invitato una persona che già molti di noi conoscono, che è Antonietta Potente, è venuta già due volte nel corso che facciamo in autunno e abbiamo avuto modo di apprezzare la sua profondità, la sua chiarezza. E ci tenevo molto ad averla per parlarci di questa tematica. Lei teoricamente doveva andare in Spagna all'inizio di febbraio, ma è stata proprio gentile e di questo dobbiamo doppiamente essere grati, perché ha rinviato, non andava in Spagna per fare vacanza ma per insegnamento, e ha spostato l'inizio del suo insegnamento, partirà domani da Nizza per la Spagna, per riuscire a venire questa sera qui. E sapete, quando delle persone fanno un gesto così vuol dire che sono grandi e quindi le siamo infinitamente grati per questa serata. E l'ascoltiamo, anch'io l'ascolto volentieri, sto zitto. Bene, buonasera, anch'io non ho molta voce, non ci siamo messi d'accordo, ma io parlo troppo anch'io. Dunque, dicevo anche prima a Don Derio che per me questo tema è piuttosto difficile, prima di tutto perché per me non è un tema, dato che io sono una donna, e non mi piace mai essere trattata come un tema, no? Come se fosse un oggetto di studio, quindi mi immagino a nessuna donna piaccia questo. E quindi non è un parlare così su qualcosa
non mi riguarda o che posso analizzare da lontano, ma è un po' raccontarci. Per cui vorrei che questa sera, davvero, questo momento fosse anche un momento di dialogo, non solo una conferenza, visto che si inserisce anche in un cammino pratico, che è quello del sinodo, cioè il sinodo non si fa per niente, credo, si fa per poter trasformarci, trasformare delle relazioni dentro a questa comunità cristiana e anche delle relazioni con tutta la storia, nella società, eccetera. Per cui, ripeto, io dirò qualcosa di quello che a me sembra, soprattutto cercare una porta d'entrata per veramente non perdere tempo in discussioni che possono essere importanti, ma credo che non sono quelle principali. E quello che dirò parte dalla mia esperienza, da quello che ho imparato da tante altre donne in questi anni della mia vita, che mi hanno insegnato tanto, non solo nell'ambito della vita quotidiana, ma anche proprio nell'ambito della riflessione. E devo moltissimo ad altre donne, quindi quel poco che riesco a dire su questo tema lo dico anche in memoria di quello che ho imparato, e forse questo potrebbe essere già un primo esempio, è che la trasmissione è molto femminile. Noi quando parliamo di tradizione la pensiamo sempre al maschile, no? Come se fossero dei concetti, mentre la trasmissione, proprio trasmettere qualcosa, è un gesto femminile. A parte che le prime cose che impariamo tutte e tutti, anche gli uomini, le impariamo da una donna la maggior parte delle volte, poi ci sarà anche la figura del padre, ma comunque il contatto con la vita noi ce l'abbiamo, quindi questa prima tradizione ce la dà una donna. E questo mi sembra importante. Quindi tra noi donne forse il primo lavoro che dobbiamo fare è proprio questo, di trasmetterci, di parlare tra di noi, di crescere tra di noi. E questo mi sembra, lo metto come primo punto, ma anche come un punto importante. Io penso che dobbiamo parlare tra di noi donne prima di poter pretendere un riconoscimento particolare. Dobbiamo riconoscerci tra di noi in modo profondo. E faccio subito anche un'altra premessa per me molto importante, che la questione del femminile, cioè sia nella Chiesa che nella società, non è per me, io so che qui posso suscitare qualche contrasto, ma per me non è questione di uguaglianza. Questa è una premessa, a mio avviso, importante. Non è la questione dell'uguaglianza, cioè non è una lotta per diventare uguale a qualcuno, e in questo caso per fare o scimmiottare degli uomini, ma è una questione profonda di differenza. Cioè il femminile si cerca se stessa, le donne ci cerchiamo, non è che ci guardiamo in uno specchio
non è che guardiamo l'immagine di altri. Dico questo perché secondo me nella nostra società, che contagia anche la comunità credente, c'è questo grande, questa grande parola, questo parolone dell'uguaglianza, no? Il problema di essere tutti uguali, che è una cosa davvero deleteria, sia per l'umanità che anche per la creazione, sia per i popoli, le culture, perché la cosa bella dell'universo è che era stato pensato nella differenza. Cioè, se voi prendete anche i grandi miti, non solo il mito biblico della Genesi, ma anche altri miti di altre tradizioni, di altre culture, è importante questo aspetto della differenza. Cioè, ogni realtà ha un suo ruolo particolare e fa una lettura della vita particolare, perché parte da quello che è. Per cui il problema delle donne, secondo me, non è appunto metterci d'accordo per diventare come qualchedun altro, per occupare i posti di qualcuno. Poi vedremo forse che questo diventa un secondo problema, ma il primo problema non è questo. Cioè, noi dobbiamo cercare chi siamo, e se il mondo va come va, secondo me è perché noi donne non stiamo davvero, non solo non veniamo riconosciute, non siamo ascoltate, ci sono voluti secoli per certi riconoscimenti. Io adesso non sto facendo la storia dei diritti delle donne, perché questi sono già avvenuti in qualche modo e sono antichissimi anche, però noi viviamo questo disagio ancora. Allora, se c'è questo disagio, bisogna trovare il punto di partenza, e a mio avviso il punto di partenza non è l'uguaglianza, ma la differenza. Tanto è vero che è quello che dà più fastidio, perché quello che dà più fastidio non è un gruppo di donne che scimmiottano gli uomini, ma è un gruppo, una singola donna che dice la vita e il mistero, perché parliamo anche della Chiesa, in un altro modo, in un altro modo. Cioè, non la dice solo perché l'ha imparata in questa lunga tradizione, che bisogna dirlo, non è un termine dispregiativo, è patriarcale, cioè una tradizione che ha pensato solo alla parola del padre, inteso, non è che poi un padre solo, ma comunque ha dato spazio a questa figura maschile. E poi ci sono culture che l'hanno accentuata di più, e noi ci facciamo riferimento anche a queste culture, perché il mondo, per esempio, ebraico ha una visione particolare delle relazioni, e quindi la figura del padre, no? È il padre che fa questa genealogia. Poi, per fortuna, il Nuovo Testamento, cioè con le scritture cristiane, qualcuno ha incominciato a intuire qualcosa, che non era solo una genealogia maschile, ma era ed è una genealogia dove ci sono delle donne. Questo è chiarissimo, pensate nel testo di Matteo, questa genealogia che apre e che mette dentro tutte delle donne, non solo delle donne particolarmente sante, così come non mette solo degli uomini particolarmente giusti o santi, ma mette tutti, cioè mette la vita
E questo è un altro aspetto importante, cioè riscoprire l'importanza di questa genealogia, di questa parola femminile passata di bocca in bocca, di donna in donna, di figlio, di madre in figlia, in figlio, per secoli. Cosa, forse, io credo che qui c'è la prima, il primo neo della tradizione ebraico-cristiana. Il primo neo è che è stato sostituito il materno con il paterno. Ma questo è chiarissimo in tanti testi biblici, ma cioè l'origine è stata affidata al padre, mentre l'origine noi non lasciamo da un uomo. Mi direte, nasciamo da tutte grazie a tutte e due, però il nostro habitat di nascita e il nostro primo accompagnamento è femminile. Qui le nostre tradizioni, soprattutto nella tradizione occidentale ebraico-cristiana, cioè questo cristianesimo che ha preso dall'ebraismo, ha soppiantato il femminile mettendo in primo piano il maschile. Ma questa non è, vedete, una storia di miseria delle donne. Dicendo questa cosa io non dico che le donne hanno una storia miserabile, da dire fino a quando gli uomini non ci riconoscono, noi non siamo nessuno. È falso, è falso. La nostra storia non è miserabile, perché noi ci siamo sempre state. E ci saremo, indipendentemente dal riconoscimento. E se ciascuna di voi si guarda, o se ciascun uomo pensa alla sua storia di famiglia, ai legami particolari con alcune donne, si rende conto che la donna non ha bisogno del suo riconoscimento. C'è da prima, c'è da sempre. Se noi invece partiamo da quella che è solamente la nostra miseria, no? Da dire, ma noi da sempre siamo state condannate a qualcosa. Certo, noi siamo state maltrattate, certamente siamo maltrattate anche oggi, ma sempre in questa visione di gelosia. Cioè, c'è, sembra all'origine poi una gelosia particolare, cioè soppiantare la madre per metterci il padre. Ma noi di per sé ci siamo, perché la vita la portiamo avanti noi. Cioè, senza di noi la vita non viene fuori, resta immaginaria. La vita è concreta grazie alle donne. Allora, il legame tra le donne, tra noi donne e la vita è fondamentale. Ed è lì che noi dobbiamo riscoprirci, prima di richiedere chissà quali riconoscimenti, che forse non avremo mai. Ma noi ce le dobbiamo scambiare questi riconoscimenti. Forse uno dei problemi è che noi donne nella Chiesa stiamo troppo poco insieme, troppo poco. Cioè, è sempre così segnate da questa struttura, che è una struttura certamente maschile, tutte le Chiese, non solo la Chiesa Cattolica, certamente ha dei nei più grossi, ma credo che tutte le chiese comunque portano questa caratteristica maschile, perché tutta la teologia è una teologia intorno al padre. E qui probabilmente è questo il contributo di noi donne oggi nelle chiese, non solo delle teologhe,
ma di tutte noi donne. Riscoprire che questo mistero forse non ha solo quel nome lì. Perché non è nemmeno il Dio padre e madre, che ormai la teologia di questo ne parla da tantissimi secoli, non solo anni, perché noi poi pensiamo che la questione delle donne sia una questione recente. E se voi fate la domanda, ma più o meno da quando c'è questo, soprattutto agli uomini, chiedete, ma da quando c'è questo fermento del femminile, ti dicono dal 68 in poi, ma è sbagliatissimo. Noi ci siamo da sempre e da sempre c'è stato questo problema di riconoscere o di scoprire che noi siamo differenti, che invece, e questo c'è stato nei tempi antichissimi, anche della comunità credente, nei tempi delle mistiche, dei mistici, cioè questo problema di ascoltare che la donna può dire il mistero e la vita in un altro modo. Però questo non è solo colpa degli uomini. Noi dobbiamo renderci conto che veniamo e viviamo in questa tradizione di differenza. Ora, un altro punto, secondo me, importante è trovare una lingua bella su questo, quando parliamo di queste cose. E io qui mi rifaccio ad alcuni inni della tradizione greca bizantina ortodossa, no? E voi mi direte, è una chiesa super maschilista, senz'altro, ma non è quello per me adesso il problema, è trovare una lingua che ci risvegli a noi donne per renderci veramente conto di che cosa noi siamo capaci, indipendentemente dai nostri ruoli, sia nella comunità credente, sia nella comunità sociale, politica. E il termine, secondo me, che in questi giorni, preparando questo incontro, la sintesi che mi tornava come un mantra, che poi anche nella nostra tradizione, sia di inni che di preghiere, che di poemi, pensando anche a Dante, è questo: Vergine Madre. Ora, io so che il termine vergine in questo momento storico proprio nemmeno a noi donne ci interessa, cosa molto, molto negativa a mio avviso, perché è di lì che nasce il nostro senso di miseria e quindi solo il desiderio di rivendicare qualcosa o di cercare riconoscimento. Vergine è un termine che indica che tu sei tu senza nessuno. Se voi andate a leggere questi bellissimi inni, è che lei è, sono rivolti alla Theotokos, cioè alla madre di Dio. Tu sei tu senza nessuno. E questo è importantissimo, un po' come, non so se una volta già ve l'ho detto, quelle bellissime parole, che anche queste per me sono un mantra, della mistica Matilde di Mardeburgo, che ascolta questa voce nella sua esperienza di unione profonda con il mistero, ascolta questa voce: devi stare sola, non devi andare da nessuno.
queste parole le trovate nel suo bellissimo testo scritto di questa mistica medievale, una beghina morta abbastanza giovane, e che si intitola La luce fluente della divinità. Queste parole sono le parole della verginità. La verginità non è una questione fisica, questo toglietevelo dalla testa perché non c'entra assolutamente niente. La verginità è che tu sai stare sola, che io so stare sola e che io non devo andare da nessuno. Cioè, per il mio riconoscimento, io non ho bisogno che mi dica qualcuno: ah, bene, adesso ti accolgo. No, noi siamo già lì, siamo già lì. Forse dovrebbero accorgersene, forse sì. Ma questo, se non se ne accorgono, non è una miseria per noi, assolutamente no. Allora, da una parte questo vergine, cioè io non sono così per qualcuno perché sto imitando qualcuno, io non ho bisogno per pregare di imitare qualcuno. Per entrare in contatto con questo mistero non ho bisogno di scimmiottare qualcheduno, uomo per giunta, ma anche io sono così perché sono sempre madre, cioè sono sempre origine della vita, sempre, anche quando nel mio caso non ho figli. Cioè non ho fatto una scelta di maternità, ma essendo donna io sono sempre vergine e madre, cioè c'ho questa origine che è davvero simile, la più simile all'origine divina, la più simile. Per questo io credo che le donne, per esempio nei Vangeli, sono quelle che hanno messo gli apostoli o gli evangelisti in questa crisi, li hanno dovute ricordare in qualche modo, perché il loro modo di stare in quella relazione con Gesù è totalmente diverso, fino ad essere le uniche che vogliono la resurrezione. Lo vogliono, hanno questa grande nostalgia per cui vogliono, perché sono madri, perché obbediscono a questa loro maternità, a essere sempre origine di vita e mai di morte, mai, in nessun momento, mai di sacrificio. Una religione al femminile non è una religione di sacrificio. Mai, non esiste questo per la mentalità femminile. Il mistero non si vede come un mistero di sacrificio, ma come un mistero di grande amore, di grandissimo amore. E qui io direi che ci potrebbe aiutare un'altra grande mistica beghina, anche se la sua vita è finita male, perché era proprio un momento in cui non è stata riconosciuta ed è stata messa a rogo in Francia nel 1310. Forse avete capito di chi parlo, di Margherita Porete, questa grande mistica che secondo me ha due aspetti molto interessanti per svegliare noi donne anche nell'ambito della Chiesa. E in questo suo meraviglioso testo
Io credo che c'è la grande problematica amore e ragione. E lei segue quella che lei stessa, poi nelle traduzioni sono mal fatte, non so perché è diventato maschile, ma lei parla di dama amore e segue dama amore. E lei dice in fin dei conti che parla a nome delle anime semplici e libere, semplici, io direi vergini e libere, cioè queste persone che non hanno una dipendenza da qualcuno in modo interessato. Credo che per noi donne questo è molto importante, non dipendo da nessuno. Semplici e libere, cioè che in fin dei conti non è che facciano quello che vogliono, ma in fin dei conti seguono questa scia sapiente della vita, e la vita è libera, cioè obbediscono profondamente a questa vita, e la vita porta sapientemente tutte noi e tutti anche a questa maturità dell'amore. Lei dice una cosa molto bella, dice che quando a domanda di ragione è necessaria risposta. Lei dice, aspettate, me ne l'ho scritto perché adesso mi è scappata. A domanda di ragione risponde intendimento d'amore. Intendimento d'amore. Io credo che è lì che noi dobbiamo giocarci qualcosa nella comunità credente. A domanda di ragione, se noi continuiamo solo, ma qui forse abbiamo delle idee diverse, se noi continuiamo solo a pensare di cambiarci dei ruoli, credo che si resti sul piano della ragione. E quindi si perde questa risposta a domanda di ragione, cioè a questione di ragione risponde intendimento d'amore, che è la nostra vita, ne va della nostra verginità e della nostra libertà e maternità. Cioè noi non possiamo semplicemente accontentarci di arrivare sugli altari per celebrare la messa o di essere riconosciuti dal vescovo che ci darà qualche ruolo. Lo potrà fare, bellissimo, ma secondo me questo non cambia nemmeno la comunità credente, perché se deve succedere qualcosa succede perché delle donne sono loro stesse libere e vergini e madri, cioè che sono capaci di stare da sole, come diceva Matilde di Magdeburgo, e di non andare da nessuno. Perché fino a quando noi nella Chiesa discutiamo e barattiamo qualcosa, a dire allora speriamo che questo Papa sia un Papa così aperto, ma sentite, a me personalmente ormai sono nel mondo della teologia da tantissimi anni, ma ho visto che non era una cattedra che
cambiava la teologia. Poteva essere una donna che faceva teologia, quello sì, ma se davvero lo fa in una relazione col mistero altra, che è diversa da quella degli uomini, è diversa, io non so neanche spiegarvi perché, è questa, è intelletto, o meglio, è intendimento d'amore, non è la ragione e basta, è intendimento d'amore, è un sentire d'amore, è un'esperienza prima di definire il mistero. Certo, probabilmente se noi avessimo portato avanti fin dall'origine la comunità credente, ci sarebbero state meno definizioni e più esperienze, perché a noi interessa l'esperienza del mistero, non ci interessa gestirlo. Non ci è mai interessato gestire le anime degli altri. A noi interessa che queste anime, anime corporee, entrino in questa loro profonda sensibilità. Margherita Porete diceva la vera Chiesa è semplice e invisibile. Voi mi direte, ma questo è protestantesimo, eccetera, eccetera. No, questo è l'unione profondo, è il senso profondo di una comunità credente. Cioè, non è Chiesa qualcosa che solo si vede, è appunto la partecipazione semplice e invisibile. Significa che in questo invisibile tu davvero fai un'esperienza del mistero. Allora qui il problema non è nemmeno metterci a discutere con i preti o con gli uomini. Cioè, il problema è nostro e siamo noi che ci dobbiamo prendere questo spazio, vergini e madri, semplici e invisibili. Ma questo certamente non vuol dire farsi mettere i piedi sulla testa, assolutamente no. Margherita Porete è stata bruciata come eretica, dava fastidio, come lei tantissime donne, forse non bruciate, ma cui sono state tolte le cattedre di teologia, cui sono stati imposti dei silenzi. Ma no, non importa, perché non è questo, cioè non è nell'università, nell'altare, nel diaconato che mi dice chi sono. Io sono io, vergine, non ci mette mano nessuno alla nostra vita. E guardate, prima dell'ebraismo, prima del cristianesimo, prima di tutta la rilettura musulmana anche di questo mistero, c'erano altri tipi di sintonie con il mistero. Se voi andate a vedere proprio in Europa, non bisogna andare in altri continenti, ma nel mondo celtico l'esperienza del divino era femminile, le tre madri, era femminile, la luna, molto più del sole. Cioè, e tutti, anche tutto un simbolico che ricorda questo legame con la vita. Allora, per esempio, a noi, se ci danno un ruolo che non ha niente a che vedere con la vita, dovremmo sempre rifiutarlo, perché non ci interessa. E forse questo è il contributo, forse la comunità credente, se crede un po' a quello che è la nostra esperienza, dovrebbe essere più semplice e invisibile, ma più vicina
alla vita, perché d'altronde tutto quello che è la liturgia, che è diventata poi la liturgia, la solenne liturgia, è la solenne vita e sono gesti femminili che poi loro se ne sono appropriati e li hanno fatti diventare maschili. Il sacrificio, il sacerdote, secondo la tradizione sacerdotale, che sacrifica qualcosa per il bene di qualchedun altro che poverino è peccatore, qui si tradisce la vita. Allora, probabilmente, io credo che fino a quando in una chiesa è permesso a delle donne riunirsi tra di loro, va benissimo. Se non è permesso, riunitevi fuori dalla chiesa. Oppure sì, è lì che dovete chiedere degli spazi, ma non tanto quegli spazi istituzionali. Io non credo che siano gli spazi, sinceramente vi ho detto all'inizio, per me questo tema è faticoso, perché non penso che siano gli spazi istituzionali quelli che ci mancano. Alla Chiesa mancano gli spazi di vita, quindi manca il femminile. Sì, certo, manca il femminile. Certamente ti viene il nervoso se... E se tu parli e i preti non ti ascoltano, ti può venire il nervoso, ti dicono sempre, come mi dicono a me nelle facoltà di teologia, che bello, è poetico. Meno male che è poetico, meno male. A domanda di ragione risponde intendimento d'amore. Cioè questo sentire profondo, che non si rifà solamente a dei saperi di altri, ma si rifà all'esperienza. A noi non deve essere mai tolta l'esperienza. E questa esperienza alla Chiesa dovrebbe interessare, ma io sinceramente qui non so che dirvi. Cioè, perché non gli interessi, non lo so, qui è un problema maschile che devono risolvere loro, che problema hanno con noi, lo devono sapere loro, non possiamo dirglielo noi, perché adesso è anche buffo, cioè non gliene è mai importato nulla di noi, adesso in più ci vengono a dire di risolvere questo problema. Ma no, questo problema se lo devono risolvere loro, noi dobbiamo incontrarci tra di noi e non perdere questo gusto della verginità e della vita, cioè vergine e vita, vergine e madre, e anche non incontrarci solo per consolarci, perché appunto siamo sempre vittime di qualcosa. E purtroppo sì, no. Ma questo è frutto di una società tremendamente patriarcale, però bisogna anche ritrovarci perché siamo noi, perché siamo vive, perché siamo da sempre, perché possiamo vivere anche da sole. Questo è un aspetto bellissimo, e vedo che qui ci sono anche delle religiose. Le religiose avremmo un ruolo importantissimo, invece se abbiamo costruito una vita religiosa, immagine e somiglianza degli uomini, e per questo adesso non ce la facciamo più. Perché per noi il modello della vita spirituale è stato quello maschile e a volte dei peggiori maschi. Perché fosse stato di un maschio mistico andrebbe bene, ma a volte no. Allora, prendiamoci questa gioia, non è una responsabilità, è la gioia di essere nate donne. Gli ebrei, come sapete, più di una volta al giorno ripetevano, forse quelli più ortodossi lo ripetono ancora adesso, ti ringrazio perché sono nato
maschio e noi dovremmo fare un coro a parte dicendo che ti ringrazio perché sono nata donna e sto nella tua origine, sono così perché sto nella tua origine, vergine e madre. Molte, abbiamo lo spazio per parlare un po', c'è un microfono che gira e quindi chi vuole fare domande può alzare la mano, c'è una domanda dal fondo. Buonasera, io vi do un parere, non sono credente, visto che questo incontro era aperto anche a non credenti e quindi voglio portare la mia testimonianza, visto che qui si è fatto molto riferimento a persone religiose, a persone credenti. Penso che comunque il mio parere non sia un parere isolato, ma penso che come me ce ne siano diversi che la pensano in questo modo. Allora, io vedo la Chiesa come un ambiente molto, diciamo, chiuso su aspetti, diciamo, arcaici, proprio la... Io la vedo assolutamente maschile, cioè io sarei contento di vedere, come è capitato anche in altri ambienti, nell'ambiente, mi riferisco per esempio della politica, di determinati professioni, della magistratura, mi farebbe piacere che le donne avessero le stesse possibilità che hanno gli uomini. Cioè io da esterno, quando mi capita di andare in chiesa o per matrimoni o per... ma sono andato anche a delle messe, ecco, e vedo che praticamente il sacerdote è sempre maschio. Perché? Perché la messa non la può condurre una donna? Perché una donna non può essere vescovo? Ci sono voluti 70 anni perché sia stata presidente del consiglio, però... ricordiamoci che le donne vanno nello spazio, vanno le donne, perché non possono... perché non può una donna diventare vescovo? Io non dico papa, perché se diventasse papa, altro che se è voluto 70 anni per diventare presidente del consiglio, figuriamoci papa, ecco. Però, diciamo, io la vedo ancora come qualcosa che non la posso sentire mia, cioè la vedo come un ambiente troppo legato al maschio, quindi la vedo molto distante rispetto a come si è evoluta la società, soprattutto in questi ultimi 40 anni, ecco, diciamo dal 70-80 in poi, le donne hanno avuto, si sono conquistate tanti spazi, giustamente, perché soprattutto, diciamo, in certi aspetti sono molto meglio degli uomini, mi riferisco nell'aspetto della ricerca, dell'insegnamento. Ecco, perché invece in quell'ambiente lì si è ancora rimasti al Medioevo praticamente? Ecco, sinceramente non lo vedo mio, ecco, cioè io da esterno vedo un qualcosa che forse il credente non vede, perché io non ho questa visione mistica, ecco, però io parlo molto, in maniera molto pragmatica, ecco, c'è molto molto da modernizzare, molto da modernizzare. Quando io vado alla messa, mi capita di andare, al di là che vedo sempre un uomo che la tiene, la vedo sempre messe fotocopie. Cioè io vengo proprio a questi incontri, ma anche ad altri, perché c'è un elemento di diversità. La messa la vedo fotocopia, cioè ne vedo una, ne vedo due, le ho viste tutte. Ecco, per cui c'è, cioè, eppure io penso che la Chiesa deve attirare? Persone come me deve attirare, perché sennò sarà sempre i soliti noti che ci vanno, poi però questi soliti noti moriranno, no? E quindi chi deve attirare? Deve attirare proprio le persone come me, ecco, dire, ecco, il fatto che delle donne potessero fare prete, vescovo, magari è un elemento che dice, ma un po' attira, guarda, meno male, forse come, sono come gli altri, ecco. Faccio una domanda io. Hai citato nelle discussioni teologiche che ogni tanto ti dicono
questo è poetico. Abbiamo forse bisogno nella società, ma anche nella Chiesa, di imparare a usare più linguaggi e non solo linguaggio funzionale e razionale. La nostra società sicuramente, parlo della società ma anche la Chiesa, si basa sul procedurale, sul razionale argomentativo, argomentativo logico e sul funzionale, cioè qualcosa che è funzionale, funziona, produce. E pensiamo che la vita sia quella roba lì, poi se uno guarda la vita non è affatto quella roba lì, ma noi ormai siamo convinti che è quella roba lì. E forse questo è un motivo per cui le donne stanno in secondo piano. Forse dovremmo allenarci un po' di più ad usare anche altri linguaggi, che non sia solo quello razionale, logico, argomentativo, il taglio procedurale, funzionale. Forse anche il taglio artistico, poetico, mistico, esperienziale, che nella nostra cultura occidentale sicuramente è tagliato fuori, praticamente è quasi fuori dall'ordinario, è al massimo un pallino di qualcuno, ma non è un linguaggio che ha da dire davvero qualcosa sulla vita. Forse potrebbe essere questo anche una strada. Sì, grazie. A me la cosa che sembrerebbe più giusta è che i due ruoli si incontrano, ci sia una condivisione tra donne e uomini nei ruoli, ci vuole più incontro, più parlare, conoscere la differenza, ma non separarsi. Cioè, l'uomo è stato messo lì, cioè la struttura della Chiesa, perché il principio è spirituale, no? E la donna invece era il principio naturale. Li abbiamo separati, abbiamo scelto l'uomo perché appunto riusciva in qualche modo ad aiutare questa idea di uscire dalla natura, perché la spiritualità doveva essere fuori dalla natura, no? Adesso penso per esempio al contrario, che la spiritualità sia nella natura e la società, economia vada più distante possibile dalla natura, bisognerebbe anche unirli. E bisognerebbe anche unire il principio femminile a quello maschile. Perché stare da sole, parlarci tanto, e perché essere vergini madri e non aver bisogno di nessuno, nessuna relazione? Mi sembra un po' anche la figura di una suora di clausura questa, no? Ma non credo che sia quello che ci si aspetta, che le donne aspettino. E tante anche sorelle religiose aspettino di essere invisibili, semplici, sole, dentro una celletta magari, non so. Penso che invece è l'incontro, la condivisione del ruolo, magari una messa fatta insieme. Oh, rispondo perché se no... Dunque, io credo che questo è un tema, cioè una problematica più che un tema, appunto, dove ciascuno può dire il suo modo di vedere la cosa. Ora, però vorrei dire qualcosa sulla questione, perché, vede, è vero che la Chiesa è arretrata, tutto quello rispetto alla società, che è arretrata in tanti aspetti, non solo sulla questione delle donne, cioè un sistema che è un sistema, non è tanto medievale, ma è proprio regale, che insomma è in questa società, certamente è difficile. Da condividere. Però io penso che l'esempio di apertura alle donne non è quello della politica, per esempio, perché non sono le quote rosa, perché guardate che, cioè, è molto più seria la questione femminile. Non è che una possa andare a fare la premier,
giusto a caso abbiamo una donna, ma anche se ce ne fosse un'altra, o a sedersi lì a Palazzo Chigi e a far finta di legiferare. Cioè, o nella magistratura, sì, ci sono donne che probabilmente ci vanno con tutte loro stesse, ma quasi sempre, almeno quelle che conosco io, sono donne che hanno fatto un cammino insieme ad altre donne. E non solamente perché sono state mandate lì, si sentono o possono dire che oggi la società italiana è una società femminista. La società italiana è una società patriarcale, anche con la premier donna, anche con tutte quegli altri che scimmiottano gli uomini che stanno in quegli stalli del governo. Perché la maggior parte non sono donne che provengono da cammini dove davvero si è presa questo senso di appartenenza al femminile, che è molto invece importante per una società delle differenze. Allora sì, è d'accordo con la Chiesa, che è d'accordo che è brutto vedere che ci sia sempre un uomo che legifera su tutto, che ti interpreta la parola, che ti gestisca l'anima, eccetera. D'accordissimo. Però io personalmente sento che non è che l'esempio sia o la Chiesa dove questo invece lo fanno le donne, e nemmeno la società. Perché la società non mi sembra poi che la politica sia un ambiente dove il femminile davvero incide. Siamo lì che ci ammazziamo dal mattino alla sera, che costruiamo armi per poter guadagnare sempre di più, perché è l'unica entrata che davvero ce l'abbiamo assicurata nel nostro paese, quella di vendere armi in modo lecito e illecito. E voi dite che questo è una politica al femminile? No, non è una politica al femminile. Questo è la fine probabilmente di un patriarcato che non ce la fa più e che diventa sempre più violento, come tutte le cose che stanno per terminare. Quindi io credo che se la Chiesa debba cambiare, certamente sì, però non penso che debba cambiare solo perché la società è cambiata, ma e soprattutto non mi sembra che possa imparare tanto dalla politica. Comunque sono d'accordo con lei, non credo nemmeno che delle donne all'altare potrebbero attirare di più, non lo so, io forse se sono belle, non lo so, però cioè, mi sembra una questione troppo auto, no? O questo, quell'altro, e quindi va bene questo, va bene, non va bene quell'altro. Per me la questione è molto più profonda. E sinceramente io non faccio parte di quelle persone nella Chiesa che ammirino questa struttura così patriarcale maschile, assolutamente no. Assolutamente no, la mia maggior parte del tempo io la passo a pensare insieme ad altre donne cose che possano davvero servire per tutti e per tutte, e non solo, ma che servano davvero per la vita, e nella vita ci sono anche gli uomini. Per cui questo anche riguardo alla seconda riflessione, più che domande, questo di metterci insieme ci siamo da secoli, non è che possiamo
nemmeno separarci. Quando io parlo di verginità, ripeto le parole di una grande mistica, devi star sola, non devi andare da nessuno, non era una monaca di clausura, primo. E la verginità non la intendo come il rifiuto del maschile, la intendo come il rifiuto del patriarcato, che è un'altra cosa. Ora, io ripeto, la questione maschile, io penso che il grande problema delle donne è che noi poi ci mettiamo insieme e cerchiamo di capire quale passo dobbiamo dare. Voi insieme ci state troppo poco, voi uomini, perché pensate sempre di essere gli unici, che ciascuno è unico, che c'ha tutta la verità e può andare avanti. Noi perlomeno cerchiamo invece di stare insieme, di vedere come portare avanti un cammino. Però io sinceramente non, la mia proposta non è ritiriamoci, assolutamente no, perché direi una cosa contraria alla mia esperienza, non sarei qui a parlarvi. Se mi ritiro è per una questione interiore, il chiudi la porta è interiore, non è né la clausura fisica né altre cose. Ho detto, la verginità è un senso profondo e si è attribuita nelle liturgie, nella tradizione cristiana, nelle varie tradizioni cristiane a Maria, perché è un femminile importante, cioè perché rivela qualcosa di bello. Però ho paura che così velocemente a dire no, ma stiamo uniti, perché non cambia assolutamente nulla, perché è secoli che stiamo uniti, anche nella Chiesa, perché poi chi ci va a sentire gli uomini? Le donne. Cioè, non è che ci vadano gli uomini, andate in chiesa durante i giorni feriali e non ce ne beccate uno di uomo, o mezzo. Per cui, cioè, non è, e non vorrei nemmeno cadere su questa ridicola polemica dove poi qualcuno intanto sempre dà la colpa all'altro, cioè adesso voi vi ritirate, noi poverini cosa facciamo? No, io credo che ciascuno in questo momento storico, nella comunità credente, deve intraprendere un cammino di grande trasformazione. Di grande trasformazione. Le donne mi sembrano più disposte, gli uomini li vedo meno disposti, però probabilmente sono gli uomini che conosco io. Voi Pinerolo no. Sui linguaggi. Credo che è molto importante, sono tante, cioè la lingua della vita è molteplice, no? Ancora prima del linguaggio io credo che c'è la lingua, e la lingua della vita è molteplice, per cui forse liturgicamente, nella nostra teologia anche probabilmente, imparare che questo mistero si può dire non solo con delle parole, non solo con delle riflessioni, ma anche con l'arte, con la musica, con i suoni, con i gesti. Credo che questo sia importantissimo. Boh. Non so se ci sono altre domande. Se c'è ancora qualche domanda. Ma non volevo intervenire perché la mia domanda non è proprio attinente all'argomento che lei ha trattato, intanto complimenti perché non l'avevo mai sentita. E molte volte nell'ambito lavorativo, nell'ambito dell'amicizia, molte volte, e volevo chiedere un suo pensiero,
c'è rivalità tra donne, e questo io l'ho provato nel mondo del lavoro e nell'amicizia. Ecco, molte volte trovi più aiuto da una persona maschile, un conforto da una persona maschile che può essere diverso dal tuo compagno, da tuo marito, o da tuo fidanzato, chi per esso, ma che non lo trovi con la donna. Ecco, volevo proprio, cioè, questa cosa non era attinente no, all'argomento di questa sera, però è venuta fuori da questa riflessione che lei ha fatto, e quindi volevo sapere una risposta. Comunque, complimenti ancora per la sua interpretazione di questa serata. Grazie mille. Sì, sì, grazie, perché questo è vero sia negli ambiti appunto lavorativi che nell'ambito dell'amicizia e anche nell'ambito della comunità credente, no? O quelli più specifici anche. Io non so se c'è un unico motivo. Io sento che quando questo accade è perché una di noi donne, o forse due o quante sono, non hanno fatto percorsi trasformativi di quelli di cui parlavo prima, ma probabilmente vivono sempre in relazione o all'altro o all'altra, e quindi lì scattano delle gelosie, no? Scattano delle problematiche di questo tipo, cioè di essere gelosa del lavoro dell'altra, di essere... per questo penso che la domanda di un sinodo, no? Quale ruolo delle donne, che può essere nella chiesa, nella società o nel lavoro, va ribaltata. Cioè, noi donne dobbiamo farci la domanda, non ce la devono fare gli uomini, perché io credo che siamo noi che possiamo compiere dei cammini di trasformazione e uscire da questo modello, che è il modello tipico di una società della gelosia, perché questo è un modello anche sociale, dell'arrivismo, della competizione, appunto dell'avere il ruolo, no? Questo è un modello con cui noi ci confrontiamo fin da bambini, a scuola e poi da più grandi, nello studio, nelle superiori, nell'università, nel lavoro, eccetera. Cioè, è un tipo di modello. Allora ritorno su questa questione della verginità. La verginità non ama i modelli, perché delle donne che non si sono mai chieste niente di fronte a questo modello, che sia il modello maschile della Chiesa o della società, entrano in questo giro tipico della società, e questo è vero per noi donne, è vero per gli uomini, cioè, e allora lì succede quello che succede, e purtroppo siamo ancora in tante, molte volte, a cadere in questo tranello. Per quello che vi dico, cioè, avete ragione a dire la Chiesa è maschilista e bisogna cambiare, come mai non ci sono le donne, eccetera, eccetera. E però, dato che è secoli, che sono secoli, no, ma è tanto tempo che sono in questo mondo della teologia, e che si sono dette queste cose, che la Chiesa è maschilista, che basta con sti preti e quelle prediche e quella gestione della parrocchia gerarchica e quella invadenza in certi... Ok, però mi rendo conto adesso, dopo tanti anni, che non basta semplicemente cambiare, cioè, di posto. Aveva ragione, se avete letto quel famoso romanzo, una parodia anche di Orwell, no? La fattoria degli animali,
Purtroppo a volte succede così, se noi non compiamo dei cammini anche di trasformazione. E guardate, la libertà non te la dà un altro, non te la dà. Per cui se noi vogliamo essere libere, non posso aspettare cosa dice il Papa domani mattina, se si alza contento e magari mi dice che domani posso dir messa. Ma non è quello che mi fa libera in una società. Allora, insisto, bisogna visitarci di più. D'altronde le scritture ce lo dicono, che le donne vanno avanti anche in queste visitazioni reciproche, e noi dobbiamo farlo. E forse nella Chiesa, invece di discutere se ci daranno sta messa da dire o no, adesso magari in modo più teologico, però se veramente vogliamo pensare a delle cose diverse che riguardano la fede, che riguardano la società, la politica, eccetera, eccetera. Ancora una cosa, la nostra società è sicuramente molto incentrata sulla questione del potere, sicuramente, e quindi sarebbe importante che le donne apportassero un cambio di paradigma, magari incentrando il tutto sul potere della cura. Sì. Io credo che il dramma della politica sia il potere, o della nostra società, è il potere, ed è un potere privo di vita. Cioè, ormai la politica non ospita più le grandi questioni della vita. Cioè, parla di tutto meno che della vita. E anche le grandi problematiche, per esempio come le guerre, questi drammi così grandi dell'umanità, sono sempre affrontati dal punto di vista di un potere, di uno scambio di poteri o di risorse naturali, eccetera. Ma non ho mai sentito persone che affrontano questi grandi temi rimettendo la vita al centro della questione sociale politica. Qui potrebbe essere quella che tu chiami la cura. Io credo che sia il dovere di tutti e due, cioè delle donne e degli uomini, non dimenticarsi mai della vita, e quindi di fare gesti di cura nei confronti della vita. Ora, probabilmente a noi donne dovrebbe venire più facile, forse sì, forse in alcuni organismi dove siamo tutte donne, portiamo avanti, si cerca di tenere presente questo, però non sempre, un po' per i motivi che si dicevano prima, è un po' perché, non lo so, forse anche appunto noi donne non preferiamo a volte il potere alla cura, però certamente la grande questione in questo momento storico è prenderci cura davvero della vita, che è tipicamente femminile, certo. Vergine e madre, tipicamente femminile, perché non solo si prende cura, ma anche la fa venire fuori questa vita, no? La partorisce, la dà davvero come dono di vita. Allora noi dovremmo essere più capaci, però ci vuole un esercizio politico per far questo, cioè
bisogna rimettersi lì politicamente, anche chi è dentro la politica come donne, rimettersi dentro e insieme e far entrare di nuovo la vita. Un grazie grande ad Antonietta Potenza.